vorrei presentarvi Physios, una nostra creatura nata da tanti anni di studio fisioterapici, quindi nella, diciamo, al servizio della cura degli infortuni degli sportivi, e da una scelta filosofica o comunque anche di natura proprio pratica e tecnica di utilizzare non più i macchinari ma le mani per portare beneficio, benessere e cura alle persone. L'idea di un ambiente come il nostro, così piccolo, un po' una bomboniera, è venuto dal fatto che la vita quotidiana è talmente frenetica e il mondo corre in continuazione che volevamo per i nostri clienti, per i nostri pazienti, un posto dove potersi veramente staccare dal mondo, dedicare un'ora di tempo e prendersi tutto quello di cui hanno necessità. Io e Michela siamo fisioterapiste, lavoriamo dal 96, dal più o meno 2000 abbiamo iniziato a fare corsi di tecniche alternative, soprattutto di massaggio, e abbiamo cominciato a specializzarsi in questo settore perché crediamo molto che quello che fanno le mani i macchinari non lo possono fare: il contatto umano, l'ascoltare il cliente, venirgli incontro e alle volte fargli un po' più da psicologo che da terapeuta in questo momento storico serve tanto. Le tecniche che noi utilizziamo all'interno della struttura vanno dal massaggio terapeutico, quindi decontratturante classico, a quelle che sono le tecniche più orientali, quindi il massaggio ayurvedico, che è più che un massaggio, è una filosofia di vita, un massaggio tipico della medicina indiana, al massaggio shiatsu, che è una disciplina terapeutica particolare giapponese, in questo caso non shiatsu bioenergetico, ma shiatsu namigoshi, che è una tecnica un po' più improntata all'utilizzo delle mani per cura, quindi non di riequilibrio energetico ma proprio tecnica terapeutica. Poi abbiamo come tecnica il massaggio antistress, un mix massage, è una serie di manualità che creano, diciamo, un po' un cortocircuito nel nostro organismo per staccare molto la testa, quindi lavora sia a livello profondo, muscolare, ma anche proprio a livello delle energie più sottili. A questo poi abbiamo affiancato lo studio della disciplina Reiki, che è proprio un riequilibrio energetico. Non è un massaggio, è una tecnica curativa di rilassamento. E infine abbiamo il massaggio del piede, quindi la riflessoterapia plantare, con tutte le sue... tecnica che viene dall'Oriente ma che poi si è sviluppata molto molto nell'Occidente, viene utilizzata sia proprio come di riequilibrio energetico che proprio come terapia vera e propria, oltre a dare un grandissimo beneficio di rilassamento. Con questa tecnica si possono magari trattare zone che tipo ad esempio patologie della schiena, problematiche della schiena, che magari non si possono nei primi giorni andare a trattare direttamente sulla zona magari infiammata perché c'è troppo dolore. E come ultima tecnica che noi facciamo è l'infodrenaggio manuale Vodder, che serve sia come lavoro, passatemi il termine, estetico, quindi per le problematiche della cellulite, della ritenzione idrica, ma anche soprattutto come è nato, come cura delle patologie, soprattutto a carico dell'arto inferiore, problematiche di circolazione sia dell'apparato circolatorio ma soprattutto dell'apparato linfatico, e di aiuto ed ausilio in tutti quegli interventi che vengono fatti per problematiche di carcinomi, tumori, e dove ci possa essere poi un ristagno di liquidi importanti, come ad esempio il braccio grosso nei casi di mastectomia al seno. Tutto questo per far capire che si può star bene, si può fare prevenzione, ci si può dedicare del tempo, anche solo staccando un'ora alla settimana, un'ora ogni 10 giorni, e prenderci cura del nostro corpo, perché poi alla fine il corpo ci parla sempre e dovremmo abituarci a
ad ascoltarlo. All'interno dell'istituto, noi, dello studio, noi utilizziamo tutti gli oli biologici perché crediamo che il prodotto è importantissimo. E tutto quello che vedete qui all'interno è ispirato ad un percorso nostro mentale ed energetico legato alla terra, legato alle sue energie, e nella speranza di poter dare alle persone che si affidano alle nostre mani non solo l'esperienza nostra lavorativa, ma anche un ambiente accogliente dove tutto è